Benvenuti sul canale di Non Aprite il Suo Blog, io sono il Gonz e oggi sono qua per parlarvi di uno spettacolo teatrale, sì, uno spettacolo teatrale horror. Farò una recensione mia personale, non sono un esperto di teatro, quindi prendetela con le pinze. Ci hanno invitato al Teatro Martinit per vedere uno spettacolo che si chiama Non aver paura è solo uno spettacolo. È questo qua. Allora, la curiosità era tantissima, perché io a teatro ci sono stato, ho visto Shakespeare pochissime volte, si contano sulle dita di una mano. Però, quando sono andato mi sono sempre divertito, mi è sempre piaciuto. Non ero mai stato a vedere uno spettacolo teatrale horror. E avevo paura che questi professionisti del teatro non avessero delle affinità con quello che è l'horror, come lo concepiamo noi amanti del cinema horror. Non mi aspettavo che mi sarei divertito così. Eppure, ragazzi, è bello. Questo qua è un bello spettacolo. Fa paura? Fa paura, ragazzi, fa paura. Non aspettatevi di entrare in questo spettacolo e cagarvi sotto per tutto il tempo. Non sto dicendo questo. Però gli attori sono molto bravi, tutto organizzato molto bene, scritto molto bene. Chi ama il cinema horror, chi ama il mondo dell'horror apprezzerà tantissimo le cose che verranno raccontate e dette. A parte la sensazione di ansia che può creare l'intera messa in scena, come farebbe un film, no? C'è un narratore, che è quello che vedete qua sulla locandina, che è un attore bravissimo, che vi accoglierà, vi introdurrà in questa ambientazione. Tramite le cose che dirà, vi farà mettere in uno stato di ansia. Perché vivrete tutto il tempo con la paura che succeda qualcosa. E voi direte, ma a me io non ho paura di niente. Però sapete, finché poi quando sei lì, ci sono delle figure che vi metteranno inquietudine, non saprete se ci sarà se succederà qualcosa o meno. Non abbiate paura di andare perché comunque sappiate che non vi toccheranno, il vostro spazio vitale non sarà invaso, quindi non vi preoccupate, però appunto sarete avvolti a 360 gradi nella paura perché lo spettacolo è fatto bene, io veramente è più bello di quello che mi aspettassi. La compagnia teatrale, questi attori qua, chi ha scritto lo spettacolo, è evidente che ama il cinema horror perché lo ha trasportato praticamente, ha fatto un fantastico mashup tra teatro e horror. Ci sono anche temi molto attuali legati al mondo di internet, non ha assolutamente sapore di vecchio, di stucchevole, di retro, è veramente un perfetto mashup tra il teatro e il mondo del cinema e il mondo. Non so, potrei azzardare anche dell'escape room, no? Cioè il fatto di comunque di partecipare come attori all'interno di questo spettacolo, nel senso che comunque lo spettacolo in sé vede gli spettatori come degli attori, ovviamente degli attori passivi, non che fanno qualcosa, che recitano, però degli attori nel senso che comunque fanno parte di questa messa in scena. Non aver paura è solo uno spettacolo, è veramente una figata, io ve lo consiglio tantissimo perché sono esperienze che non capitano sempre. Per quanto mi riguarda, io no, è la prima volta che vedo messo in scena uno spettacolo horror e spero che ne facciano altri, sia loro che anche altri teatri, perché questo è un tipo di intrattenimento horror che ha veramente dei margini di crescita incredibili che veramente può regalare delle emozioni incredibili. Allora, io non sono contro, anzi, sono un amante delle tecnologie e amo i videogiochi e tutte queste cose qua, quindi apprezzo tantissimo anche chi gioca al PlayStation VR o ai giochi horror e quindi ha queste esperienze a 360 gradi. Tutto fa brodo, nel senso che tutto quello che è horror a noi interessa e va bene. Però, ragazzi, cioè, questo è molto meglio, nel senso che non abbiamo dei pixel davanti agli occhi, abbiamo persone vere che recitano bene, che sono credibili. Essere nello stesso posto con una vera persona, sentire la sua vera voce è diverso che
avere un visore 3D. Spero che tanti vadano a vederlo in modo che possa continuare, in modo che anche altri possano investire in questo tipo di spettacoli. Veramente una figata, veramente una figata. Adesso mi sono protratto troppo oltre. Ragazzi, andate a vedere questo spettacolo. Lo spettacolo è disponibile dal 17 maggio al 3 giugno. Se usate il codice sconto che vi metto in sovraimpressione e nella descrizione del video, pagherete il biglietto 14 euro anziché 22. Vi ricordo, come vi ho già detto nel video precedente, che non sto facendo pubblicità, non prendiamo una lira per questo. Mi raccomando, se andate, usate lo sconto perché risparmiate ben 8 euro. Ringraziamo il Teatro Martinit, l'associazione La Bilancia e in particolare Viviana. Ringraziamo tutti per averci invitato. È stata una bellissima esperienza che ci ha fatto incuriosire tantissimo su questo mondo e sicuramente, se ne avremo la possibilità, torneremo a parlare di horror e teatro. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete like, ci vediamo al prossimo video.